Buonasera, bentrovati a una nuova puntata di Sport in Provincia dedicata come ogni mercoledì al calcio a 5 locale. Oggi abbiamo tantissimi ospiti perché abbiamo ben tre ospiti. Andiamo subito a presentare. Abbiamo, partendo dalla mia sinistra, il presidente dell'SC Civitavecchia Antonello Quagliata. Buonasera. Poi Buonasera. il direttore sportivo dell'Atletico Civitavecchia Pino Antonucci. Buonasera. Buonasera. E poi il mister dell'Atletico Civitavecchia Alzore Fazzi. Buonasera. Ciao, buonasera. Allora, a partire proprio dal mister, perché a parte che l'abbiamo intervistato, poi sentirete l'intervista a fine gara. Io personalmente sono andato a seguire la partita a San Liborio dell'Atletico che ha pareggiato per 3-3 con il Real Castelfontana. Mister, che partita è stata? Beh, è stata una partita dura, poi sentirete anche l'intervista, iniziata bene dall'Atletico perché comunque abbiamo creato almeno 5-6 palle, 5 palle gol nitide e non siamo riusciti a buttarla dentro. Loro hanno avuto, penso di aver contato 3 o 4 palle gol il primo tempo, dove c'è stato un ottimo intervento di Persi e poi hanno segnato con tiro da fuori e un bellissimo schema su calcio di punizione dove noi ci siamo anche un po' addormentati, ma a loro va dato atto che hanno fatto dei momenti fatti bene. Il secondo tempo è stato un secondo tempo un po' diverso, dentro, siamo rimasti un po' di più dentro lo spogliatoio, infatti l'arbitro ci è venuto a strigliare un pochino perché non uscivamo e abbiamo, diciamo, strigliato un po' la squadra e siamo entrati con un altro piglio, un altro passo. Abbiamo messo più sul ritmo e lì siamo stati bravi a trovare prima il 2-1, poi il gol del pareggio. Ci sono state parecchie occasioni di gol da una parte e dall'altra, è stata una bella partita. Loro sono riusciti a tornare in vantaggio e noi siamo stati bravi a rimetterla dentro sul tiro libero finale. Ecco, quanto conta poi nei minuti finali l'intelligenza tattica più degli schemi? Perché abbiamo visto Agozino all'ultimo minuto tenere il pallone lì proprio per cercare di prendere il fallo invece che avanzare. Beh, conta moltissimo perché in quel frangente, nel minuto di recupero, sono successe tante cose per chi magari vive il calcio a 5 in un'altra maniera, se ne rende conto, tanti altri no, ma in quel minuto abbiamo tirato fuori il portiere all'improvviso senza averlo preparato, mettendo un giocatore in campo all'improvviso sia per la nostra squadra che per l'altra, e questo ha fatto sì che il gioco fosse meno prevedibile e prendessimo il quinto fallo. E lì sul quinto fallo, anziché battere, chiedere distanza, ho urlato ai miei ragazzi di non battere, di non chiedere distanza e battere subito la punizione a sorpresa, ricominciando il gioco. Sono stati bravi a ricominciare in maniera da non perdere quel minuto prezioso, quei 30 secondi preziosi, che poi si sono rivelati utili perché Simone, sulla pressione dell'avversario, è andato a cercare il contatto col corpo e è riuscito a prendere il fallo del sesto fallo per il tiro libero. Ecco, Presidente, invece anche per voi adesso un altro pareggio, però come abbiamo letto anche sui social, la sensazione è che siano stati due punti sprecati più che un punto guadagnato. Ma sono stati due punti secondo me buttati, perché comunque è stata una partita giocata non proprio alla grande, però alla fine abbiamo trovato il doppio vantaggio con Tangini e Mauro, però alla fine abbiamo buttato via due punti, anche secondo me, no secondo me, anche agli occhi della gente per errori arbitrali comunque, che per l'ennesima volta ci puniscono. Ecco, noi rompiamo subito gli indugi e andiamo a vederci la sintesi della partita tra Atletico e Real Castelfontana con le interviste al termine della sintesi agli allenatori. Vediamola. Ecco, le due squadre sono allineate, tutto pronto per l'avvio di questa gara mentre si sta procedendo al sorteggio del calcio d'inizio. Real Castelfontana in completo bianco con inserti rosso-blu. Atletico in completo arancione, pressione da parte dell'Atletico, sbaglia tutto qui la difesa e poi sbaglia incredibilmente anche Patrizio Maggi. Indicazione da parte di mister De Fazzi con De Rio che cerca di liberarsi, non ci riesce, occhio al pallone che è libero, il sinistro, c'è il gol del vantaggio del Real Castelfontana, lo segna il capitano, lo segna Giorgio Montagnolo e dunque 1-0, esce Maggi, entra Gozzino intanto, qui occhio allo scambio in un fazzoletto di campo. L'uno contro uno, ancora con la palla scaricata all'indietro. E Cavallo gestisce ancora la palla. Poi all'indietro c'è un fallo qui da parte di De Rio. Terzo fallo della gara per l'Atletico. Quindi qui la rimessa ancora lunga, ancora il destro. E c'è il gol del 2-0 su uno schema da calcio di punizione. Il gol lo segna Giuliano Cavallo, il giocatore classe 81. Da Marinaro per De Rio,
attenzione, il contropiede, qui la chiusura da parte di De Rio, allora può ripartire l'Atletico con Marinaro che vola veloce sulla fascia, ancora per Maggi, per Luciani, prova ad allargarsi Luciani, però tiene il pallone, la mette in mezzo, chi va a cercare di prendersi il fallo e calcio di punizione. Ancora Gozzino, dunque, pronto a battere il sinistro, il gol del 2-1, un secondo tentativo, Gozzino riapre la gara e fa 2-1. Pallone adesso lungo il palo, incredibile colpito da Real Castelfontana. Ancora qui il numero da parte di Luciani, occhio a Marinaro, la mette in mezzo Luciani, 2-2, è ripartito l'Atletico, 1-2, incredibile, prima con Agozzini e poi con Luciani, 2-2, la riaperta Simone Luciani, ha pareggiato il conto, 2-2, ottima azione, numero, palla in mezzo di Marinaro e poi Luciani l'ha messa dentro da due passi. Lungo ma sporcato, Luciani fa buona copertura, occhio alla chiusura, riparte il contropiede, il pallone messo in mezzo, su cui non ci arriva nessuno però, e allora può ripartire Persi. Pallone buono verso Maggi, qui il portiere cerca il tocco, Persi non ci arriva, e poi che occasione qui per il Real Castelfontana. Per Gozzino, ora pallone verso Daniele De Rio che sta giocando molto bene, probabilmente... Oltre a Persi ovviamente che è il portiere, il giocatore che ha giocato di più. Corrada di Rivu per Agozzino. Pallone fuori misura però. Ancora qui il pallone gestito dagli uomini di mister Checchi. Attenzione al pallone messo in mezzo e Cavallo segna il gol del 3-2. 3-2. Ancora Cavallo, doppietta per lui. E 3-2. Preciso, ingabbiato qui Maggi senza fallo, poi Luciani interviene sul pallone, è molto bravo in mezzo a due, non ci riesce, spazza tutto Maggi, però la palla rimane ancora lì, ancora qui Maggi che sbaglia, allora può ripartire il contropiede con Cavallo che cerca di metterla dentro, Persi scarica su Agozzino che si allarga con l'interno sinistro e va a cercare Maggi, non lo trova mentre entra Trappolini e adesso sarà molto importante questo time out, intanto viene espulso Maggi per le lamentele, probabilmente per proteste, viene espulso dunque Maggi che lascia anzitempo la panchina e quindi adesso indicazioni da parte degli allenatori alle proprie squadre, sicuramente Checchi sarà più tranquillo dopo il gol del 3-2. Allora Luciani per Marinaro, ancora Gozzino, adesso la gioca con tutti gli uomini che può, sbaglia Marinaro, allora la tiene Agozzino che cerca di prendere il fallo, c'è fallo e dunque sarà tiro libero per l'Atletico, ultima occasione all'ultima azione per poter pareggiare, grande personalità per Agozzino, gliela appoggia lì Marinaro e adesso Agozzino che sorride va a battere Agozzino questo tiro libero, sta aspettando, sta ragionando sul da farsi il numero 10, l'ha preso con grande intelligenza e grande personalità qui il fallo Simone Agozzino, vediamo se sarà 3-2 o se sarà 3-3, è tutto pronto con Agozzino che tiene il pallone in mano e cerca di rilassarsi perché comunque sente la tensione di questa occasione, sono cose che capitano raramente. Non ci sarà dunque altra azione, ci sarà il tiro libero e poi la fine della gara, siamo ben oltre il recupero decretato dai direttori di gara, ci vuole veramente tanto per battere, qui intanto viene ammonito Cavallo perché ha spostato il pallone che Agozzino aveva sistemato, viene espulso anche mister Checchi. Tira sul calzoncino Simone Agozzino che può provare a pareggiare i conti, rincorsa lunghissima per lui, prova il sinistro potente, 3-3, finisce qui, l'Atletico pareggia con il tiro libero di Simone Agozzino a tempo scaduto, fa 3-3 e dunque ottimo pareggio dell'Atletico con Real Castelfontana, 3-3
Da San Liborio è tutto! Mister De Fazzi, capita raramente di vedere un finale del genere, 3-3 all'ultimo respiro. Abbiamo visto però un Atletico buono nei primi 10 minuti di gara, poi i due gol hanno un po' spento gli animi. Diciamo che abbiamo iniziato benissimo, perché nei primi 15 minuti abbiamo avuto almeno 6 occasioni da gol, addirittura una traversa con la palla che si è fermata sulla riga e dovevamo buttarla dentro, non l'abbiamo fatto. Loro sono stati pericolosi in 3 occasioni e ci hanno fatto 2 gol, ci hanno un po' tagliato le gambe. Infatti gli ultimi 10 minuti siamo andati un po' nel pallone, negli spogliatoi abbiamo un po' chiacchierato senza vedere il discorso tattico e la squadra si è caricata di fiducia. Infatti io ho detto possiamo entrare in campo e ribaltare la situazione, e così è stato, perché io penso che alla fine del secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo. Cioè, è vero che loro sono stati anche pericolosi in un paio di occasioni, però sempre su ripartenze, sempre su lanci sul pivot, e quindi hanno giocato la loro partita. Siamo stati bravi a trovare prima il 2-1 con Luciani, poi il 2-2 con Agozzino, e ci siamo un po' addormentati sul loro gol, che però è stato comunque bello. E alla fine ce la siamo giocata fino alla fine, un po' rovinata dall'arbitraggio, che non ci è andato a sfavore, anzi alla fine possiamo pure dire che ci è andato a favore, perché abbiamo preso pure il tiro libero e abbiamo segnato il gol del 3-3, però un po' rovinata, perché questa è stata una partita comunque corretta, tranquilla, giocata tra due squadre che si conoscono, due allenatori che sono amici, e viziata da troppe ammunizioni, da un'espulsione, addirittura l'espulsione del mister, che potevano essere tutte evitate. Ecco mister, adesso testa la partita di sabato prossimo, che partita sarà? È una partita che comunque noi sappiamo, la Stella Azzurra è una squadra accreditata per i playoff, però lo era anche questa. È vero che questa l'abbiamo incontrata in una fase in cui ha recuperato i suoi effettivi, ma stanno sicuramente un po' a corto di fiato, si è visto che abbiamo aumentato il ritmo, loro non tenevano il ritmo. Invece la Stella Azzurra è comunque una squadra lanciata, andiamo a giocare nel loro campo, però noi fortunatamente abbiamo una squadra giovane, quindi incosciente, e ce la andiamo a giocare come tutte le partite. Allora mister, un pareggio è arrivato in extremis, però l'ha detto anche mister De Fazzi, è stata forse la gara viziata da un po' troppe ammonizioni, da qualche decisione arbitrale sfavorevole per entrambi? Guarda, io non parlo mai dell'arbitro, lo sapete, non parlo manco stasera, che non vale proprio la pena. A me mi dispiace che la partita era finita, dovevamo essere un po' più svegli e intelligenti e non fare un fallo stupido. Per quello solo, perché poi si è capito quando ci stavano i 5 falli, quando abbiamo fatti, però sai, paghi dazio, perché poi ha fatto gol, è finita, mi dispiace, la prestazione l'avevamo chiuso prima, anche se poi il risultato penso che sia giusto. Risultato giusto, abbiamo visto comunque la sua squadra abile a giocare subito nel primo tempo e a segnare 2 gol, nel secondo tempo cosa è cambiato in negativo per voi? Ma niente, noi stiamo recuperando dei giocatori, siamo calati pure fisicamente, come è giusto che sia, anche se ho fatto tanti cambi, e alla fine abbiamo pagato dell'ingenuità che sta squadra non deve pagare, specialmente uno contro uno, abbiamo preso dei gol assurdi, male a fase difensiva, malissimo, ma quella non è colpa loro, è la mia. Bisogna lavorare di più e allenarsi di più, però ho detto c'è la gente che recupera oggi, quindi non è che posso chiedere di tanto. La partita era quasi finita, noi dovevamo stare svegli a chiuderla, perché la partita, se rimaneva lì il pallone il cortile non lo prendeva, la partita era finita, abbiamo sbagliato e niente, la paghiamo, andiamo avanti, purtroppo ci dispiace, 2 punti persi malamente. E questa dunque era la sintesi con annesse interviste della partita dell'Atletico. Volevo chiedere al DS Pino Antonucci, abbiamo visto in campo tanti giovani, come sempre ormai, è un po' un marchio di fabbrica dell'Atletico, ci puntate molto, come sta andando il settore giovanile? Ma il settore giovanile sta andando benissimo, tra l'altro sotto gli occhi di tutti, abbiamo quasi l'80% che gioca in prima squadra. Poi gli under 21, tra l'altro che sono attualmente primi in classifica. Se vogliamo parlare anche degli allievi che sono ai vertici della classifica, quindi il nostro progetto sta andando avanti, sta correndo, ecco, perché noi pensavamo di poter fare tanto un'altra squadra di allievi, quella che facciamo attualmente. L'avevamo programmata per l'anno prossimo, però in effetti è arrivata prima e devo dire che sinceramente siamo contenti degli allenatori, di Gabriele Colonna per quanto riguarda l'Under 21, della scommessa che è già vinta con l'insegnante, esperta insegnante di calcio a 5 femminile, che è Raffaella Termini, tra l'altro. Devo dire anche che gli junior stanno in fase di crescita, è una squadra che abbiamo messo così in 4-4-8 in mezzo, però riteniamo che questa è la nostra scommessa, questo progetto
è un progetto che va avanti, noi ci crediamo moltissimo anche perché dobbiamo avere pazienza e molto probabilmente sono convinto che quando il minutaggio sarà i giovani avranno accumulato altro minutaggio, sicuramente faranno esperienza, sicuramente daranno una mano ancora meglio e di più a mister Alessio De Fazio a portare in porto questa salvezza che noi abbiamo programmato. Però per quanto ci riguarda continuiamo a essere sereni sul nostro progetto giovani. Se non dovesse arrivare la salvezza non ne faremo sicuramente una tragedia. Siamo orgogliosissimi di questa cosa e continueremo così. Ecco, mister, il direttore mi ha un po' rubato la domanda che volevo farle, perché mi volevo chiedere proprio se qualche giocatore dell'Under 21 ha qualche speranza di giocare poi dopo in prima squadra e se vede tra tutti quei giocatori magari uno o due che hanno più possibilità magari di salire. Ma guarda, secondo me è già un errore parlare di Under 21 e prima squadra, perché è un'unica squadra che si allena insieme, siamo 16 elementi in totale, di cui 11 under e il resto sono 5 over, quindi se fosse solo per gli over la squadra non ci sarebbe, quindi è un'unica squadra che si allena insieme, anzi colgo l'occasione per evidenziare l'ottimo lavoro che sta facendo Colonna sia come preparatore atletico, ma io lo vedo soprattutto anche come allenatore in seconda, perché comunque poi alla fine quello che facciamo, prepariamo tatticamente con la prima squadra, lui lo sa riportare la domenica quando fa la convocazione e sa trasmettere quello che comunque cerchiamo di trasmettere anche per il sabato. E quindi è un'unica squadra, sta andando molto bene e sono già tutti i giocatori della prima squadra. Per quanto riguarda il loro futuro, proprio l'altro giorno parlavo con un paio di giocatori ai quali ho detto che secondo me io li vedo in prospettiva in squadre di categoria superiori. Però questo dipenderà solo da loro, da come lavorano e dall'impegno che ci mettono e da quanto si dedicano a questo sport. Ecco, invece il presidente Quagliata, volevo chiedere un'altra cosa, perché prima di vedere la sintesi della partita di Santa Marinella che è accaduta con la Cisco Roma, volevo chiederle, abbiamo visto adesso la sintesi della partita dell'Atletico con Real Castelfontana, voi giocherete con Real Castelfontana non sabato ma martedì perché la partita è stata spostata, come approccerete questa gara? Perché l'abbiamo vista, è una squadra dotata di qualche elemento che può far paura. Spero nel miglior modo possibile, ovviamente, bisognerà vedere pure il ritorno di Sannino che sta facendo ancora la terapia per quanto riguarda il suo infortunio muscolare, spero di portare comunque, cioè che porteranno in cascina i tre punti perché ne abbiamo veramente bisogno. Ecco, intanto noi andiamo a goderci la sintesi con interviste della partita tra TD e Cisco Roma, l'abbiamo detto, è una partita in cui il TD è caduta, è una caduta che fa abbastanza male agli uomini di Gabriele, ce lo andiamo a vedere, poi rientriamo in studio per i saluti finali e l'ultimo giro di domande. Siamo qui oggi presso il Pala de Angelis per raccontarvi questo bellissimo match di calcio a 5 tra TD Santa Marinella e Cisco Roma. Si tratta di due squadre che si trovano in Serie C1 nel girone A. Si affrontano oggi la Cisco Roma seconda contro la TD Santa Marinella. Siamo tanti pronti per il calcio d'inizio. Santa Marinella che partirà, come vediamo, con Aruano tra i pali. Tangini dietro, Contino, Frusciante e Piovesan. Questa il quintetto base scelto da mister Di Gabriele, mentre per la Cisco Roma abbiamo Magni a porta, Curro, il numero 21 Ciufoletti, il numero 6 Badaracco. Cisco Roma subito in possesso del pallone, l'altro giocatore è Bagalà della Cisco Roma. Cisco Roma che, come abbiamo detto, inizia a battere il calcio d'inizio e inizia a girare subito il pallone. In questo momento Santa Marinella, che pur giocando in casa dovrebbe essere molto, molto cinica, non a caso la Cisco Roma è una squadra molto, molto ostica da affrontare, la classifica parla chiaro, è seconda in classifica dopo 11 giornate. Santa Marinella che nell'ultimo periodo è stata anche penalizzata comunque dalla partenza di Donati e dai problemi anche di Capitan De Fazzi, che vediamo se oggi prenderà parte al match. Il numero 12, qui ancora Tangini, Piovesan prova l'uno contro uno, la rigioca dietro per Tangini che va il tiro con la punta, tanto Frusciante a battere questo angolo, pallone per Piovesan che va a concludere, strozza troppo il tiro di Frusciante, ancora la scarica su Tangini, Frusciante torna da Tangini,
Pallone per Piovesan. Frusciante ancora. Piovesan. Tangini. Pallone per Cerrotta ancora. Prova a scaricarla subito Tangini. La palla rimane lì. E allora si ripartirà con una rimessa dal fondo. Saddam. Prova a intervenire Sereni. Gliela ruba Tangini. Palla che rimane lì. Ancora Tangini che va a concludere. E la palla rimane lì. E sembra essere stato proprio Simone Tangini a concludere a rete e a sbloccare la gara. Tangini 1-0. Aveva fintato il... aveva cercato di smarcare il portiere, la palla è rimasta lì. Poi sono intervenuti sia Piovesan che Tangini, ma proprio il numero 5 ci ha messo la punta e è andato a trovare il primo gol in questo campionato, il secondo in stagione. Qui intanto entra Francesco Righini, ex capitano dell'SD Civitavecchia, al posto di Tangini, e molto probabilmente Frusciante andrà a occupare la posizione di centrale difensivo. Qui Piovesan la ruba ancora la Cisco Roma, deve stare attenta la Cisco su queste ripartenze, va Piovesan a concludere, per poco se la fa scappare Manni, ora il match è bello, palla però che era molto pericolosa perché c'era Saddam in area praticamente da solo. C'è Rotta ancora, Frusciante molto bene, interviene su Saddam, ancora Frusciante, vediamo se la mette dentro, pallone però troppo smorzato, la può ripartire in contropiede la Cisco Roma. 3 contro 2, attenzione, pallone messo dentro per Malara, ancora Malara che pareggia i conti, Malara 1-1 della Cisco Roma, ha sfruttato bene la ripartenza la Cisco Roma, qui forse doveva stare un po' più attenta, si porta due avversari a spasso, Tangini, ancora Frusciante sulla sinistra, ha due addosso ancora, prova a servire Piovesan, interviene però Saddam e la Cisco Roma sulla ripartenza la butta fuori, intanto esce Piovesan, entra Contino, Tangini, pallone per Contino, ancora Frusciante, prova con una serie di numeri ad andarsene, pallone scaricato ancora per Contino, Tangini, Contino ancora, Tangini va a concludere ancora una volta, ma c'è ancora una volta Manni con Frusciante, anzi con Contino che sembra andare a occupare la posizione di difensore centrale, va Ruanno di testa, pallone che rimane là, va a concludere Bagalà e ancora Ruanno, battuta centrale a Ruanno, la batte su De Fazzi, devono stare attenti quelli del Santa Marinella anche a, come dicevano, alle ripartenze della Cisco, pallone scaricato per Frusciante che la mette giù con il destro in modo eccezionale, Frusciante, pallone per De Fazzi che va a concludere ancora il numero 10, Contino, Frusciante ancora, ne ha due addosso, area intasatissima, allora riparte la Cisco Roma in contropiede, può andare via Castelli, l'arbitro fischia fallo ai danni del Santa Marinella e ammonisce Manni per proteste, cioè Contino come vediamo a terra dall'1-8 qui però con la barriera naturalmente perché non è tiro libero, c'è De Fazzi sul pallone, vediamo chi andrà tra lui e Piovesan. Sembra andare proprio De Fazzi, va con il destro De Fazzi e trova la rete del 2-1, Giordano De Fazzi il capitano nel momento del bisogno si fa sentire, si carica sulle spalle la squadra e porta in vantaggio il Santa Marinella, 2-1 quindi per il Santa Marinella, De Fazzi che va a festeggiare con i suoi compagni. Ancora Curro il numero 5, la gioca su Ciufoletti, se la porta avanti con la suola, Curro. Ancora la Cisco Roma con Bagalà, pressato da Contino che commette fallo, quindi calcio di punizione per la Cisco Roma. Aruano va a posizionare la barriera, batte ora Curro che va sul compagno, va Castelli che colpisce la traversa, Aruano va con la mano a cercare Piovesan, ancora Piovesan, ne ha due addosso e gli viene commesso un bruttissimo fallo su Piovesan, l'arbitro giustamente ammonisce Capitan Curro, ma brutto intervento su Piovesan che si sta rialzando in questo momento, viene atterrato il numero 9, altro calcio di punizione, ci sono Piovesan e Tangini sul pallone, in questo caso con Contino e De Fazzi larghi, vediamo, Tangini la batte su De Fazzi, ancora Giordano De Fazzi che prova il doppio passo, va De Fazzi a concludere con il sinistro sul primo palo,
qui la Cisco Roma poteva sfruttare meglio questa ripartenza, pallone che viene messo fuori, allora rimessa laterale ancora per il Santa Mariella, Tangini per Piovesan che di tacco la stava per appoggiare su De Fazzi, interviene Castelli, Terzigni con il destro, ancora il numero 2 che la rigioca su Manni, ancora Manni va a cercare Tangini, Bagala prova a drentarsi in aria, va Bagala a concludere, comunque l'arbitro ha fischiato in precedenza, calcio di punizione. Intanto c'è la Cisco Roma pronta a battere questo calcio di punizione con Ciufoletti e Terzigni trova il gol sul calcio di punizione battuto da Ciufoletti, 2-2 quindi, parità ristabilita. Che compagno protegge bene Saddam che prova ad andarsene, gli viene commesso fallo. Riparte la Cisco Roma, doppio passo, attenzione, va alla conclusione e Ciufoletti trova il gol del 3-2 su un doppio passo, va a trovare l'angolino e va a trovare anche il gol del 3-2. Leone va alla conclusione, viene strattonato e guadagna fallo l'allenatore della Cisco Roma in campo. Qui molta confusione, animi caldi, devono andare a calmare i direttori di gara gli animi qui. Vedere a tre, un uomo sul palo e Manni si andrà a mettere nella parte della barriera. De Fazzi ancora su Cerrotta che colpisce in pieno l'uomo. Si lamentano per un fallo di Manni quelli del Santa Marinella. E l'arbitro fisca la fine dell'incontro. La Cisco Roma espugna il Pala De Angelis. Seconda sconfitta consecutiva per il Santa Marinella, questa però immeritata ai danni della Cisco Roma. Finisce per 3-2, la Cisco Roma va a battere la squadra di Mister Di Gabriele, prima sconfitta quindi in casa. Sconfitta in casa per quanto riguarda il campionato, che cosa è mancato per vincere? Ma un po' di fortuna magari, perché avete visto la partita, l'abbiamo fatta noi, abbiamo giocato anche una partita buona secondo me, e però gli episodi alla fine non sono stati fortunati, questa partita abbiamo perso. Ecco, adesso per quanto riguarda la prossima partita, su cosa lavorerete principalmente? Bisogna lavorare sulla testa, perché comunque abbiamo fatto nell'ultimo mese e mezzo, abbiamo giocato praticamente ogni 3 giorni con la Coppa, perciò magari siamo un po' scarichi mentalmente, ma oggi però sinceramente ho visto una grande partita, una grande squadra, sia da parte nostra che anche da parte della Cisco Roma, però penso che oggi il loro portiere abbia compiuto almeno 10 interventi decisivi. E noi siamo stati imprecisi e alla fine loro sono stati cinici e praticamente levato il tiro libero del secondo tempo ogni tiro ci hanno fatto un gol. Ok, possiamo dire che con il recupero a pieno di De Fazzi anche il rientro di Rolando più là saranno comunque rientri molto importanti per il campionato. Sì, De Fazzi gradualmente sta riprendendo, oggi era la prima partita perché mercoledì in Coppa ha fatto 2 minuti e Rolando se ne parla al 2016, quella è l'assenza che pesa di più, perché comunque penso che oggi si è visto proprio che è una questione di tenuta mentale, che ovviamente Arwan è un gran portiere in prospettiva, ma essendo comunque molto giovane e facendo partite che poi tu ti stai lottando il campionato, è ovvio che c'è tanta pressione, va fatto crescere tranquillo, proprio per questo poi alla fine ho fatto entrare Rocchetti, che poi ha anche dimostrato quanto faccia la differenza, parando il tiro libero, facendo anche almeno un altro intervento, però purtroppo siamo una squadra. E oggi è andata così, saremo più fortunati la prossima volta. E questa dunque era la sintesi della partita tra TD e Cisco Roma. Prima di lasciarci, ho una domanda un po' spinosa per il DS Antonucci e per il presidente Quagliata. Non so chi mi vorrà rispondere per prima. Allora, si parla sempre di campionati, di 2 squadre, di Civitavecchia, ma la parola con la grande F, la fusione, come la vedete? Ne parlate? Pensate che sia una cosa negativa? Presidente, come la vedete? Io la vedo bene, anche perché c'è, spero che si faccia una fusione, anche perché ci sono ottimi giovani sia da parte nostra che comunque da parte loro, che stanno anche avanti con il settore giovanile, perciò credo che sia la cosa migliore che si possa fare. Vedremo. Invece, direttore, un'altra. Quindi ne state parlando, possiamo dire che ne state parlando? Stiamo lavorando, è una cosa. Richiede molte riflessioni. Finalmente abbiamo trovato un tavolo con il presidente Quagliata, sono persone
insieme al nostro presidente Mamoli, che riescono a parlare in questo momento di cose veramente che sono molto molto importanti per il futsal Civitavecchiese. Ritengo che sia arrivata l'ora e che comunque ci dobbiamo continuare a lavorare. I tempi ci stanno, perché insomma ce l'abbiamo tutti quanti, però la volontà anche di poter arrivare a una definizione di una fusione. E quindi con questa notizia siamo veramente in chiusura. Un ultimo flash molto rapido, sempre il DS Entrucci. Tornata la calma in società. Guardate che io ho capito dove vogliamo arrivare. La calma c'è sempre stata. A me dispiace, come dispiace a tutti quanti, che Rinaldo Ripa abbia rassegnato le dimissioni, quelle scritte che ha dato a me. Tra l'altro lo devo ringraziare per quanto ha fatto fino adesso, ma lo dico proprio col cuore, non lo dico così tanto per dire, ma però voglio dire, per senso anche di appartenenza, devo dire che quello che ho letto sui giornali, io mi auguro che sia un'interpretazione del giornalista, però ci sono delle cose che bisogna dare nella giusta, il giusto peso, la giusta esattezza. Io non voglio discutere quello che scrivono qua su, che lui dopo 7 anni ha dato le dimissioni, perché a me non mi risultano 7 anni, già dall'anno scorso non c'era. Poi, per quanto mi riguarda, per divergenze con alcuni dirigenti, insomma, lui sa benissimo quali sono i dirigenti, forse sarebbe stato meglio che facesse i nomi. Anche lo ringrazio ancora di più, perché ha speso nelle dimissioni che ha dato a me per iscritto, ha speso parola di elogio per sottoscritto, ma ritengo di poter comunque mettere a posto alcune cose. Io leggo che tra l'altro qui il progetto Gioni che si sta portando avanti è stato fortemente voluto dalla sua persona. A me risulta, mi risulta molto questa cosa, perché quando il presidente Mamoni mi ha chiamato e io sono stato molto 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 chiaro, nel momento in cui io mi dovevo inserire, io portavo il mio progetto, che tra l'altro deve essere un progetto di tutti, siccome sono abituato che ho un'organizzazione un po' maniacale, per la verità, e quindi ho preteso che per quanto riguarda il progetto Giovani dovessi portarlo avanti io, e poi dopo tra l'altro con tutti quanti loro che mi davano una mano sotto il profilo di un grosso lavoro di equipe che doveva essere fatto. Tra l'altro anche quello per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, questo è vero, è stato contattato Elso De Fazzi, ma insieme ad Elso, poi dopo tra l'altro, abbiamo iniziato a fare questo benedetto progetto Giovani. Le trattative sono state fatte dal sottoscritto, perché Elso De Fazzi, se io non sarei arrivato, probabilmente non avrebbe accettato, lo dovete domandare anche lui. E poi la cosa è andata avanti con trattative con altri allenatori, trattative con giovani, trattative con altre allenatrici e allenatori, fatto esclusivamente dal sottoscritto. Per carità, Aldo era con noi e io mi auguro che possa ritornare indietro, perché è persona per bene, però diamo giusto peso alle cose, insomma. Tra l'altro è un lavoro fatto da tutti, però coordinato dal sottoscritto e voluto fortemente da me. Perfetto, chiaramente noi, essendo una televisione che fa servizio, offriremo poi a Rinaldo Ripa, qualora volesse, diritto di replica. Siamo veramente in chiusura, ringrazio mister De Fazzi, ringrazio Pino Antolucci, ringrazio il presidente Quagliata per essere stati qui, la linea torna alla regia, grazie per averci seguito.